Questa rete territoriale creditizia che ha rappresentato e rappresenta agli occhi dell'opinione pubblica internazionale, in particolar modo quella finanziaria e economica, un valore fondamentale aggiunto ancora dell'Italia, del nostro Paese e evidentemente di quella che è una cultura del risparmio che ancora ci appartiene. Per tutti questi motivi noi chiediamo ai colleghi di votare la nostra questione pregiudiziale e di non procedere alla discussione di questo decreto. Grazie onorevole Giorgetti. È scritto a parlare il deputato Pagano. Prego, ne ha facoltà. A 5 minuti, onorevole Pagano. Anche meno, Presidente, perché secondo il nostro parere, il nostro gruppo parlamentare ovviamente ha le idee molto chiare in proposito, voteremo contro le pregiudiziali presentate proprio per una serie di elementi che proveremo adesso a spiegare. Infatti, a nostro avviso, il provvedimento in esame non ha nessuna dei presupposti di necessità e urgenza di cui l'articolo 77 della Costituzione, in quanto è strettamente connesso alle procedure di risoluzione avviate alla Banca d'Italia nei confronti delle banche in amministrazione straordinaria. In sostanza, il provvedimento contiene norme procedimentali volte ad agevolare concretamente la tempestività e l'efficace attuazione dei programmi di risoluzione. D'altronde la Banca d'Italia è stata individuata quale autorità di risoluzione già da una legge dello Stato, la 180, che dando attuazione fra l'altro a una direttiva comunitaria istituisce il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Quindi nessuna novità all'orizzonte. Fra l'altro la Banca d'Italia, proprio ai sensi del decreto legislativo che ho appena citato, può sottoporre a procedura di risoluzione le banche che versino in una condizione di dissesto o che sono prossime al dissesto, qualora non esistano alternative di mercato che consentano la soluzione della crisi e la risoluzione risulti necessaria nell'interesse pubblico, anche al fine di proteggere depositanti e clienti e garantire le continuità dei servizi essenziali rese alle stesse. Quindi continuiamo a dire cose che già sono note e che sono state già conclamate, forse oserei dire, già dai tempi della legge bancaria del 1936. Come già detto, sono stati rispettati i presupposti di necessità e di urgenza di cui l'articolo 77 della Costituzione. Si è infatti inteso agire con tempestività proprio per evitare impatti per la stabilità finanziaria delle banche. Appare evidente come per evitare rischi sulla stabilità finanziaria delle banche sia necessario altresì garantire la prosecuzione senza interruzione dei rapporti con i depositanti, con gli investitori, con i clienti delle banche in oggetto. Il decreto legge quindi risulta necessario per supplire a talune incertezze normative che potrebbero comportare una dilatazione temporale rispetto alle procedure attuative della misura di risoluzione. Il provvedimento si pone quindi come obiettivo quello di tutelare i depositanti e gli investitori, prevenire eventuali condizioni negative rispetto alla stabilità finanziaria e quindi ci sembra opportuno sottolineare l'urgenza di assicurare questa operatività mediante enti cosiddetti ponte. Il decreto legge in esame prevede infatti la costituzione per ciascuna delle banche coinvolte nella risoluzione stessa di un ente ponte che a sua volta dovranno essere trasferite le attività e le passività delle banche oltre alla società veicolo a cui ovviamente si opererà per trasferire i crediti in sofferenza. Quindi mi sembra chiaro, mi sembra quasi lapalissiano che gli enti ponte risultino immediatamente operativi in modo a completare il trasferimento delle attività e delle passività prima della riapertura delle banche stesse. Non è prevista alcuna forma di finanziamento, questo è noto, o supporto pubblico delle banche in risoluzione o al fondo di risoluzione nazionale, che fra l'altro è alimentato dalle stesse banche di credito ordinario. Insomma, in altre parole, il decreto legge in esame non viola l'articolo 47 della Costituzione che stabilisce che il risparmio in tutte le sue forme deve necessariamente costituire oggetto di una specifica tutela da parte della Repubblica. L'esigenza di prevedere forme di intervento nella sfera economica è in effetti soddisfatta, da come ho visto, sia pure in maniera sintetica, da una molteplicità di disposizioni. L'intervento dello Stato, pertanto, può collocarsi nella prospettiva di intervenire nell'ambito dei rapporti economici, allo scopo di tutelare determinati interessi socialmente deboli, che non sono adeguatamente assicurati. Il decreto legge, quindi, al nostro esame, mi avvia alla conclusione, anche meno, Presidente, obbedisce al principio che lo Stato può intervenire laddove si ravvisi la necessità di tutelare depositanti e investitori.
nello stesso tempo l'intervento dello Stato sia rende necessario qualora risulti opportuno salvaguardare l'interesse pubblico, e mi pare che siamo proprio nel caso che stiamo esaminando. Ed è proprio in riferimento a questa grave crisi economica che ha colpito le banche che si devono quindi promuovere garanzie idonee per superare le crisi. Il nostro parere è stato già espresso in premessa al sottoscritto, Presidente, quindi noi voteremo contro le pregiudiziali. Grazie, onorevole Pagano. È iscritto a parlare il deputato Petrini, prego, ne ha facoltà. Chiederei ai colleghi di sgombrare l'area. Questo è stato un anno davvero importante per la riforma del settore creditizio italiano. Prima le banche popolari con la trasformazione per le maggiori di loro in società per azioni e abbandono del voto capitario. Poi il decreto fallimenti, dove oltre a dimezzare i tempi di esecuzione si modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti delle banche, consentendone la deducibilità in un unico esercizio. Qualche settimana fa il DL sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e, speriamo tra breve, oltre alla riforma delle BCC, anche una bad bank o comunque una soluzione per alleggerire il peso dei crediti deteriorati. Una serie di interventi che dimostrano la volontà di portare a termine il progetto di Unione Bancaria Europea, garantendo certamente la stabilità finanziaria, ma garantendo pure che il sistema bancario nel suo complesso continui a fornire un'adeguata erogazione di prestiti all'economia reale. Del resto, nel Fondo Unico di Risoluzione, con la mutualizzazione del rischio di cui